presente ormai i Black Devils del presidente Sirci, che domani torneranno a giocare dopo 2 settimane di stop. Fischio d'inizio al Palatrento alle ore 18. Il Palatrento torna ad ospitare le semifinali scudetto. Perugia arriva di nuovo nell'impianto trentino dopo il turno casalingo in cui la serie è stata riportata in parità. Riuscire a portare a casa il risultato significherebbe tanto per i ragazzi del presidente Sirci, che avrebbero poi una gara 4 da giocare in casa. Si inizia domani alle 18 e anche stavolta il palazzetto si preannuncia sold out. Battuta e muro difesa saranno le armi su cui puntare. Le prime due gare della serie, entrambe combattute ed entrambe terminate 3-1 a favore della squadra di casa, hanno dimostrato che Trento, se riesce a dare continuità in ricezione e a mettere Giannelli nelle migliori condizioni per effettuare il secondo tocco gestendo il gioco d'attacco, diventa difficile da arginare. In virtù del sistema di gioco molto veloce e della capacità degli attaccanti, sia centrali sia di banda, di utilizzare diverse traiettorie offensive. Cosa che cambia con palloni più scontati, anche perché in quelle situazioni la qualità del muro bianco-nero riesce a toccare molto, dando alla squadra maggiori occasioni di contrattacco. La Sir dovrà anche avere alte percentuali nella fase di cambio palla. Il nuovo assetto con Berger al posto dell'infortunato Russell, se da un lato porta ad una leggera perdita in fase di attacco, dall'altro potrebbe migliorarne la precisione in fase di ricezione e consentire a De Cecco di poter utilizzare con continuità l'attacco di primo tempo, in particolare con l'infallibile Podrashkanin di questa stagione. Per Trento giocano un ruolo chiave due schiacciatori, Lanza e Urnaut, due atleti di qualità e affidabilità sia in prima sia in seconda linea. Determinante anche la prestazione dell'opposto Stocker e del suo vice Nelli. 2 giorni dedicati alla canoa sul fiume Tevere, oggi e domani tra Pretola e Ponte Valliceppi, la prima e seconda gara del circuito canoa giovani e master. Più di 100 iscritti nelle categorie giovanili allievi, cadetti e ragazzi e nella categoria master a bordo delle proprie canoe si sfileranno sulle acque del Tevere nella prima e seconda gara del circuito canoa giovani e master, prova che apre la stagione del kayak. È il Canoa Club di Perugia SD ad organizzare la 30ª gara nazionale fluviale del fiume Tevere nel tratto Ponte Felcino.